Salve a tutti, benvenuti nella mia cucina. Non è la mia cucina, è di mia mamma, lo sapete già. Sono a casa di mamma e papà, però poi andrò a casetta mia a settembre. Quindi fino a settembre vi beccate la cucina di casa nuova dei miei genitori. Bene, allora, oggi sono qui per fare un unboxing. Mi è arrivato un pacco da Libraccio ed è chiuso, sigillato, perché volevo aprire questo pacco con voi. Di che cosa si tratterà mai? Posso dirvi che questo libro è il secondo di, non so se una trilogia o una serie, mi pare che dovrebbe essere una trilogia, l'ho detto, ma mi devo informare bene. Questo qui è il secondo, uscito da pochissimo. Ce lo so fare, questa meno male che è l'apertura facilitata, se no facevamo basta qui. Ce l'ho fatta. Avete visto? C'era un bigliettino sopra di un sconti. Bene, vedremo. E il libro in questione, ammazza che malloppone, il libro in questione è questo qui, La corte di nebbia e furia di Sarah J. Maas. Questo è il secondo libro. Ho letto il primo nel gruppo di lettura con SissiTube. Se non siete iscritti al gruppo di lettura con SissiTube su Facebook, lo dovete assolutamente fare, perché spesso leggiamo insieme tanti libri, faccio dei sondaggi e insieme scegliamo il libro da leggere quel mese. Non ricordo che mese, ma comunque il mese dell'uscita abbiamo letto insieme il primo, che è La corte di rose e spine. E le prime 300 pagine per me sono stato un parto gemellare, perché la J. Maas è un po' descrittiva, è un po' lenta, ripete sempre le stesse cose e non succedeva assolutamente niente. Le ultime 100 pagine invece sono state avvincenti e mi hanno spinta ad acquistare il secondo, che è appunto La corte di nebbia e furia, perché adesso voglio sapere come va a finire, insomma. E all'inizio troviamo sempre la cartina qui, questo librone gigante di più di 600 pagine. Spero che non sia un parto gemellare anche questo qua, veramente spero che parta a bomba dalle prime pagine, perché veramente questo 600 pagine, seppure lento, io abbandono e ciaone. Dice il secondo romanzo della serie fantasy amata da milioni di lettori. Leggo la trama, potrebbe essere uno spoiler per chi non ha letto il primo libro. Una piccola parte di me bisbigliava che potevo sopravvivere ad Amaranta, potevo sopravvivere alla transizione di quel nuovo corpo estraneo, ma non ero sicura di poter sopravvivere a quella cavità vuota e fredda al mio petto. Persino durante i periodi più bui quella parte di me era stata piena di colore e di luce. Forse diventare una fae l'aveva distrutta, forse Amaranta l'aveva distrutta, o forse l'avevo distrutta io quando avevo ficcato i pugnali nei cuori di due innocenti e il loro sangue mi aveva scaldato le mani. Dopo essersi sottratta al gioco di Amaranta e averla sconfitta, Feire può finalmente ritornare alla corte di primavera. Per riuscirci però ha dovuto pagare un prezzo altissimo: il dolore, il senso di colpa e la rabbia per le azioni terribili che è stata costretta a commettere per liberare se stessa e Tamlin e salvare il suo popolo. Infatti la stanno mangiando viva pezzetto dopo pezzetto, e forse nemmeno l'eternità appena conquistata sarà lunga a sufficienza per ricomporla. Qualcosa in lei si è incrinato in modo irreversibile, tanto che ormai non si riconosce più, non si sente più la stessa Feire che un anno prima aveva fatto il suo ingresso nella corte di primavera, e forse non è nemmeno più la stessa Feire di cui si è innamorato Tamlin, tanto che l'arrivo improvviso e molto teatrale di Rhaesand alla corte per proclamare la soddisfazione del loro patto, secondo il quale Feire dovrà passare con lui una settimana al mese nella misteriosa corte della notte, luogo di montagne, oscurità, stelle e morte, è per lei quasi un sollievo. Ma mentre Feire cerca di barcamenarsi nel fitto intrico di strategie politiche, potere e passioni contrastanti,
un male ancora più pericoloso di quello appena sconfitto incombe su Prithian, che non possono mai stare tranquilli. E forse la chiave per fermarlo potrebbe essere proprio lei. A patto che riesca a sfruttare appieno i poteri che ha ricevuto in dono quando è stata trasformata in una creatura immortale, a guarire la sua anima ferita e a decidere così che direzione dare al proprio futuro e a quello di un mondo spaccato in due. Ammappate, la trama praticamente è più lunga del libro, va bene, sembra da bimbo. Va bene. Ah, dopo c'è la corte di Ali e Rowena. Quindi è una trilogia praticamente, non penso ci sia un quarto libro. Il prossimo è verde, un verde un po' più scuro di quello inglese, se non mi sbaglio, perché ormai l'ho visto ovunque. Dovrebbe essere un verde un po' più scuro, quello più era più verde acqua. Sotto è identico al primo e forse il primo era più rossiccio, questo è un po' più sul blu. E niente, questo è il libro. Non so se lo leggerò quest'estate o se lo leggerò a settembre facendo il, cioè leggendolo insieme nel gruppo di lettura con SissiTube. Vediamo, forse lo leggerò a settembre e se vi va di leggerlo con me a settembre nel gruppo di lettura magari lo leggiamo insieme, però potrei improvvisamente cambiare idea e lo leggiamo insieme quest'estate, non lo so. Comunque voi iscrivetevi al gruppo così saprete piano piano cosa deciderò. Intanto l'ho comprato e vediamo un pochettino. Qui sotto nell'info box ci sono anche i link al mio Instagram e la pagina Facebook se vi va di iscrivervi, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!